comunque Ciori sbaglia un facile controllo del pallone, ma do un lungo, troppo lungo per la mattina. Non ha tirato. Pure a me. O state alte o dietro la linea, così non va bene, dai. Se ne prosegue sempre comunque ciò, comunque ispirata adesso il Pecchiotti, palla per Milone Cattù, per te con Valentini, la appoggia dentro, arriva il gol, viene il vantaggio. Sono andati 1-0 del punteggio, passa davanti la formazione in maglia gialla, i Pecchiotti. Il controllo ancora di Milone, molto ispirata in questo momento del match, Quercioli è tu per te con il portiere, tira addosso, poi sarà in un secondo tentativo. Bucata ancora per Valentini, anche in questo caso è molto attenta il portiere del Brasile, Nardecchia. Passaggio sbagliato per la mattina, cresce tutto Bianchino che si fa tutto il campo, poi il passaggio è per Quercioli, di nuovo la sfida con Valentini, in mezzo per Bianchino sotto porta, non trova un gol facile. Anche di prima prova la giocata, fermata però da Chimi, recupero ancora di Valentini che davvero le sta parando tutte. Nardecchia, la sfida ancora con la numero 8. Eccola! Sfida fra la mattina e Quercioli, la fine fa laterale, infatti ringrazia la compagna Quercioli, la mette a terra, l'appoggia ancora per Milone, prima si fa vedere dalla parte opposta dentro al campo, Milone va da solo alla fine alla battuta e trova il gol del 2-0, lo ha cercato e l'ha trovato. Vadù, dalla distanza, di potenza ci prova, anche in questo caso non si abbatte. La giocata di Quercioli riesce anche a passare, ne salta anche un'altra Quercioli, poi in mezzo è sola Bianchino e trova il gol del 3-0, allunga la formazione tre piotte. Testa col controllare, riesce anche a girarsi, l'appoggio è per chi, ma la tiene in campo la numero 8, poi se c'entra può calciare anche lei, forse un attimo di ritardo, non arriva il tiro di Vigni dietro da Quercioli, poteva andare alla conclusione, ci prova invece Sara da lontanissimo. Esce bene Rivigni, ne salta a due, continua l'azione, vicino c'è Tempesta, Rivigni adesso sul mancino, trova un super gol, gol del 4-0. Ancora prova ad andare per la diretta, azione al tocco per Bianchino, di nuovo da Milone, arriva infatti il gol della 6-0. Un regalo per Milone che trova anche il gol del 7-0, poker per lei. E non c'è più tempo, finisce la partita, 7-0 il risultato finale, vince Tre Piotte contro Brasil San Paolo.